Ciao a tutti ragazzi, io sono Luigi Inter 87. Appena finita Inter Tottenham, l'esordio, il ritorno in Champions della grande Inter torna in casa contro una delle squadre più forti d'Inghilterra, quella che ha messo in difficoltà il Manchester United, partita giocata bene fin da subito dall'Inter, che non ha mai avuto paura di giocare contro il Tottenham. Partita molto equilibrata, ma noi abbiamo dato il nostro. Nel primo tempo abbiamo tenuto testa bene, nessuno delle due ha fatto grandi occasioni. Nel secondo tempo, per il solito colpo di sfortuna, siamo andati sotto per, c'è cioè una mezza, pa non papera, però purtroppo, secondo me, Handanovic si vede che sta cominciando a invecchiare seriamente, perché prima fa una bella parata a terra, poi sul tiro c'è la deviazione di Miranda che alza il pallone e lui non riesce ad avere il riflesso, lo scatto di reni per arrivare su quel pallone e ci ritroviamo sotto. Fortunatamente la squadra non si slega, non si disunisce, continuiamo a giocare bene. Giusti i cambi fatti dall'allenatore, grande partita fatta proprio a livello di testa dei giocatori. All'85esimo, bellissima palla messa dentro. Icardi si coordina in una maniera spettacolare, la prende di collo pieno e la mette all'incrocio, anzi all'angolino più lontano, facendo un esordio in Champions meraviglioso con un gol stupendo. Fino a quel momento non si era visto tanto Icardi perché era stato poco servito, ma al primo pallone che gli hanno dato come Dio comanda, Icardi l'ha buttata dentro. L'Inter ancora di più sull'1-1 si gasa, il Tottenham prende paura, si chiude dietro e noi cominciamo ad attaccare veramente in maniera intelligente e fatta bene. Sfioriamo il 2-1 in più occasioni fino a quando non arriva il calcio d'angolo battuto bene. Sponda di De Vrij, Vesino si gira, la butta all'incrocio 2-1 con Vesino, colui che all'88esimo, colui che ci ha mandato in Champions, oggi ci regala prima vittoria in Champions. Quindi sono senza voce, sono contentissimo, sono veramente entusiasta. Bellissimo esordio, 3 punti che ci servivano e adesso si pensa al PSV, ma si pensa in maniera positiva perché abbiamo dimostrato di saper ribaltare una partita dove siamo sotto con una grandissima squadra come il Tottenham. Quindi veramente sempre forza Inter, nel bene e nel male, sempre forza Inter. Se il video vi è piaciuto, mettete mi piace, commentate, fatemi sapere cosa ne pensate della partita di oggi. Condividete il video, iscrivetevi al canale Luigi Inter 87 per essere aggiornati sui prossimi video. Io vi saluto e sempre forza Inter.